Amici di Tele Molise, di Viaggio in Molise, continua la seconda giornata del cantiere francescano qui a Campobasso. Tanti gli appuntamenti, laboratori tematici e in questa giornata anche il concerto del cantautore Matteo Faustini. E per non perdere questo appuntamento, noi di Viaggio in Molise vi invitiamo a restare in nostra compagnia. Incontriamo il cantautore Matteo Faustini in questa seconda giornata del cantiere francescano. Ecco, Matteo, è appena terminato l'ecolab che tu hai tenuto, un ecolab spirituale. Sì, è bellissimo essere qua per la prima volta a Campobasso con tante anime che mi hanno dedicato il loro tempo e penso sia un gesto d'amore molto bello. È stato bello poter utilizzare questo tempo di questo mio sabato per parlare di tematiche importanti, di qualcosa che riguarda tutti noi facciamo parte di questa bella palla blu che è il pianeta Terra e quindi mi è piaciuto poter parlare delle coordinate dell'equilibrio, qualcosa che è da utilizzare per avere più rispetto di ciò che ci abita e ciò che ci circonda. Hai parlato anche delle paure che a volte l'uomo ha, anche una delle paure più grandi, quella della morte. Se vogliamo anche un modo di come affrontarla, di come accettarla. Guarda, per me la morte è qualcosa che fa parte della vita. Possiamo eliminarla? No. Cosa possiamo fare? Possiamo scegliere come utilizzare e trasformare il vuoto che lascia nelle nostre vite. Quindi non possiamo cambiarla, non possiamo modificarla, possiamo uno accettarla e due utilizzarla come espediente per apprezzare di più quello che abbiamo. E tra l'altro in questa giornata anche il tuo concerto al Teatro Savoia. Sì, super contento, è un teatro che è un gioiello, adesso vado a fare le prove questa sera alle ore 21 al Teatro Savoia a Campobasso con la mia band, dove porteremo e suoneremo i due dischi, quello di Sanremo e quello uscito l'anno scorso, dove utilizzeremo note e parole per portare messaggi e principi nei quali crediamo e pensiamo possano aiutare non tanto la vita delle altre persone, se non i pomeriggi magari. Ecco, incuriosisce il tuo ultimo album, Condividere. Parliamo un attimino di questo, che sicuramente insomma avremo l'opportunità di ascoltare anche questa sera. Allora, anzitutto brava che hai detto Condividere e non Condividere, quando uno dice ok non hai letto bene il titolo, invece brava, Condividere, esattamente, perché mi piace più l'idea di vivere e non di dividere. È un disco che ho utilizzato come valvola di sfogo per star meglio, è un disco dove affronto il tema molto della psicoterapia come espediente per la psicoterapia e la musica come espediente per riuscire a star meglio nel corpo nel quale vivo e quindi affrontare tante tematiche, dall'amore al perdono, alla rabbia, a provare a chiedere scusa, alla sensibilità, a vederla come qualcosa, come un superpotere e non come qualcosa che condanniamo. E quindi mi piace parlare di... E conoscendoti meglio, tu hai iniziato a cantare sia da bambino e durante la tua adolescenza hai preso parte a diversi concorsi musicali, sviluppando la tua capacità di scrittura e la tua attitudine al pianoforte. Tra l'altro hai vinto anche diversi concorsi importanti. Per me la musica è sempre stata non una passione ma una necessità ed è molto diverso. È uno strumento che utilizzo per stare meglio e di cui sono grato di poter approfittare. Ci sono voluti tanti anni, ma posso riassumerti tutto dicendo
L'ultima volta, stasera canterò un brano, si chiama Il girasole innamorato della luna. Ci ho messo 20 minuti a scriverlo e la gente dice sempre, ah, solo 20 minuti? E io rispondo, 29 anni e 20 minuti, perché dentro quei 20 minuti c'è tutta una vita. Quindi ogni concorso, ogni premio, ogni fallimento, ogni pianto mi hanno poi portato a costruire piano piano. E tra l'altro ricordiamo che tu tra il 2017 e il 2019 hai scritto oltre 50 canzoni, raccontandoti in tutte le tue sfumature, in tutte le tue esperienze, come hai anticipato tu, in tutti i tuoi anni di vita praticamente. Per scrivere ad esempio la canzone che mi ha portato a Sanremo ho dovuto scriverne 70-80 e ho dovuto sbagliare e fallire e... però è servito, è come se riuscissi ad arrivare al tuo obiettivo dopo un tot numero di fallimenti e questo ti aiuta a vedere i fallimenti come qualcosa che ti avvicina di più al risultato. Ecco, poi la soddisfazione di Sanremo sia nel 2017 che nel 2019, selezionato come finalista di Aria Sanremo, insomma tanto impegno però anche grandi soddisfazioni. Immense, salire sul palco di Sanremo durante il festival è stato... veramente il momento di cui sono più grato, perché mi ha dimostrato che a volte qualche sogno può realizzarsi. Dopo tanti anni, tante lotte, tanti pianti, è successo. Quindi non tutti i sogni si realizzano, però a volte sì, ed è questa la verità. Quindi qualsiasi sia il tuo sogno, il vostro sogno, può succedere. Grazie Matteo per questo messaggio che hai mandato insomma attraverso di noi, ma soprattutto il tuo laboratorio che è stato davvero molto apprezzato. E un'ultima curiosità, quali sono i tuoi prossimi progetti? Prossimi progetti? Sarò sicuramente alla Festa della Musica a Brescia il 22 di giugno, poi ho un concerto a Mola di Bari il 2 di agosto. Poi su Instagram, poi sono pessimo con queste cose qua, ma sui social ovunque potete trovarmi, quindi poi tengo aggiornato il calendario. A settembre sono in Franciacorta, sto scrivendo, mi sto esplorando, stanno tanti brani che sono già tutti pronti, sto cercando la vetrina migliore per dare spazio a ciò che ho scritto, quindi a breve usciranno tanti nuovi brani che parleranno di tante cose a cui voglio bene. Questa seconda giornata del cantiere francescano incontriamo Nicoletta Gianfelice. Nicoletta, tu sei un'infermiera volontaria e sei in queste giornate all'interno dell'Eco Point del centro missionario Frati Minori Puglia e Molise. Come sta andando in questi giorni? Bene, molto bene. Molte persone si sono fermate proprio a chiedere informazioni riguardo a quello che fa il centro missionario appunto in Africa, in Romania e in questi posti dove siamo attivi. Io personalmente sono stata 5 anni fa in Congo come infermiera volontaria e ho prestato il mio servizio lì ed è stata un'esperienza molto bella e che auguro di fare a tutti i miei colleghi nella vita, perché ti cambia davvero tanto. E nel dettaglio cosa proponete, cosa fate in questo Eco Point durante queste giornate del
cantiere, Francesca? Niente, semplicemente ci siamo per dare un po' di informazioni su quelle che sono le attività che il centro missionario ha. Come potete vedere qui ci sono alcune attività che si possono sostenere, tipo la formazione in Africa e appunto in questi luoghi. E quindi questo, lasciamo semplicemente delle informazioni, seminiamo un po' quello che insomma facciamo. Ecco.